San Maurizio e Rimini danno vita a una partita vincente, molto bella sul piano dell'agonismo, e con lo stadio Macrea vero fiore all'occhiello, colorito di bianco-rosso, ma tante anche le presenze locali. Il rosso è a fare da padrona, anche se la San Maurizio, al contrario dei giallorossi di tradizione, indossa un completo nero, quasi a stare a significare i tre capo di fila rimediati per 1-0. Il Rimini arriva dalla vittoria con la capolista Villabiaggio e dalla manita rifilata al nere al Vigor Carpaneto. Con il ritorno a gol di Bonaventura, la squadra di Muccioli fa davvero paura, e già in avvio di gara arriva alla conclusione con Righini dalla distanza, con la palla che si alza sopra la traversa. Gli ospiti continuano a premere sull'acceleratore, Guglielmo tocca per Bonaventura che nell'area di casa protegge palla servendo la corrente a Lotti che spara a botta sicura facendo urlare a gol i tifosi biancorossi, ma la sfera termina fuori di un nulla. La risposta della formazione di Protti è poco convincente, con Gaiani che non inquadra il bersaglio, ma il gol è nell'area e Muccioli, che ha finalmente capito che Montanari di professione non fa il terzino, lascia libertà di inventiva al centrocampista che scodella per Cicarevic, che è libero per appunto diventare con un mezzo pallonetto elude l'intervento di Passaniti per l'1-0 ospite, e per il Montenegrino trattasi del quarto centro in stagione. La San Maurizio recrimina per un doppio rigore non concesso. Alla mezz'ora in area avversaria Brighi forse tocca il pallone con il braccio, l'arbitro lascia proseguire, mentre sul finire di prima frazione di gioco Luati va alla conclusione, Petti ci mette il piede, ma le proteste continuano perché il giocatore toccherebbe il pallone con la mano. Ma tra una protesta e l'altra c'è la fotofinish, un gran tiro di Luati che chiama la deviazione in corner l'attento Scotti, squadra a riposo sullo 0-1. Sapucci, ex Rimini, innesca Ogan che viene murato da Brighi. Sul pallone si avventa Luati chiamando alla presa a terra l'attento Scotti. Dopo una manciata di minuti da calcio piazzato, Lucchese sale in cielo a colpire di testa e qui Scotti compie un balzo felino ribattendo un gol che sembrava fatto. La partita sale di ritmo, azioni da una parte e dall'altra, qui Guglielmo in contropiede alza la mira, mentre dall'altra parte Nicoli sfiora la marcatura con la sfera che termina fuori di un nulla. Gli spazi aumentano e Guglielmo diviene devastante procurandosi il penalty della sicurezza. Atterrato da Lucchese, l'arbitro indica il rigore. Dagli 11 metri Bonaventura non si fa pregare, trovando il settimo centro in tre gare, alla faccia del bollito di colui che in Serie D non segnava neppure a morire. La partita sembrerebbe essere messa in ghiaccio, invece Rimini ha il solito difetto, quello di specchiarsi troppo. La San Maurizio prende coraggio, qui Petti rischia un incredibile autogol con Scotti che diviene superlativo nella deviazione in corner. Stessa cosa su un altro colpo di testa all'indito di Righini, sul quale il numero 1 biancorosso risulta essere monumentale. Finale di marca locale, Scarponi calcia fuori, poi Luati, dialogo con Scarponi che impegna nuovamente Scotti, sulla ribattuta lo stesso Luati spara alto. Nel finale la solita rete subita non manca mai. Gaiani fa bella figura accorciando le distanze e mandando le squadre sotto la doccia sul risultato finale di 1-2. Il Rimini, dopo le critiche subite dopo la sconfitta con la San Giovannese, sale in cattedra, vola a meno 2 dalla capolista e ora, sperando che Tamai, Muccioli e Grassi abbiano capito che le critiche nel calcio servono a svegliarsi, speriamo che questo Rimini possa cavarsela egregiamente contro tutte le altre corazzate o meno del girone. A buoni intenditori, poche parole.